Devo stare o devo andare? Should I stay or should I go? Anzi, dovrei stare o dovrei andare? Erano i Clash, questa è Radio DJ, siamo con Aldo Rock, sì. La mezz'ora finale del venerdì, quella in cui si parla di sport. Appassionato così, sì. Conto di... è molto coraggioso, dicevamo prima, sì. Fare questa scelta. Tu hai fatto un lavoro che è durato un anno, perché sì. La preparazione poi è lunghissima, insomma una fatica pazzesca che dura mesi, e ci vuole veramente tanto coraggio a non essere incoscienti. C'è una frase bellissima di Lionel Messner che dice: la vera arte dell'alpinismo è la sopravvivenza, e sopravvivere diventa difficile nel momento in cui, lasciandoci alle spalle ciò che abbiamo già conquistato, vogliamo fare un altro passo avanti. Giusto. Porca miseria. Cioè, questo è importante e fa capire come molti dicono: ma non è coraggioso. No, il coraggio non è nient'altro che la paura controllata. Cioè, se uno ha paura e controlla questa paura, questo è il coraggio. Io volevo dire due cose e poi chiudo. Vi ricordate questo mondo No Limits, no? Sì. Dove questi personaggi, ecco, molti di questi personaggi ci hanno lasciato le penne. E allora... e quindi non va bene. Io credo che il coraggio è come lo stile, capisci? Come diceva Coco Chanel, cioè la moda, il No Limits passa, lo stile resta. Simone Moro è uno che ha stile. Bravo, bravo uomo, sembri quasi una persona saggia questa mattina. A proposito di paura. Il cazziattone fatto in settimana. Esatto, per un venerdì tiene. Si sente di brutto, ragazzi. Cioè, se l'Inter domenica gioca come Aldo Rock sta facendo la mezz'ora, siamo a cavallo. Però ti consigli se il vuoi. Il mister, devo dire che ha fatto un buon lavoro. Bravo. Nico ha paura di essere fuori forma. Come fa a sapere se lo è o meno? Io sono decisamente, da un paio di settimane sono decisamente fuori forma. Mangio moltissimi carboidrati, molti zuccheri e faccio poca attività fisica da 2 settimane. Beh, ma questo non è un problema. Secondo me, ecco, bisogna iniziare a riconsiderare il concetto di qualità. Cioè, io credo, e io sono il primo a fare mia colpa sul magari fare tanti chilometri sempre a quel passo, lentamente, eccetera, eccetera. No. Se voi volete mettervi alla prova per vedere quanto valete, ad esempio quanto valete aerobicamente, ecco, c'è un bellissimo articolo sul Runners di questo mese, Runners World, dove c'è scritto mettiti alla prova. Ok, allora mettiti alla prova, quanto sei aerobico? Quanto sei? Sei aerobico. Allora, per vedere quanto siete aerobici, voi dovete correre più o meno 8 minuti. 8 minuti. Cioè, 8 minuti. Cioè 8 minuti al massimo delle capacità. Al massimo manetta. Delle capacità. Sì, è un po' come il test di Cooper dell'altra volta, quelle 12, questa volta okay, è 8. Quanto devi fare? Ecco, qui dice, ad esempio, tu prova a essere sincero, in 8 minuti quanto pensi di fare? Ecco, dimmi quanto vali. Parlami di te. 2 chilometri e... 8 minuti. Sicuro al 100%, vado a 4, se mi metto a manetta... Adesso? Sì, sì. Sì, ho 2 chilometri e li faccio. Guarda. Non li faccio? Sì. Non li faccio? Sei un io dico di no, sei un maratoneta a 3 ore e 30. Quant'è di Tapirulan? 14, 15, 16. A 14, devi andare a 14. 8 minuti non ce la fai a fare 2 a 4. Non ce la faccio, ok, diciamo che sto poco sotto però. Bene, allora sei un medio. Se mi scaldo un pochino, no, ma per quelle cose lì sai che io ci sono. Quanto sei veloce? Quanto sei veloce invece cosa devi fare? Allora, per vedere quanto sei veloce, devi sprintare sui 100 metri. Non le so. Allora, sui 100 metri, se veramente... Mi batte, allora, se sui 100 metri ti uccido. Sì, allora, un po' tu, sì. Se tu sei... Stronzo, poi sono scatta... No, sai cosa fa? Sai cosa fa? Scatta a tradimento. Dai, facciamo gli ultimi. E scatta che è già avanti. Io non lo becco più. Cioè, 19 secondi li fai 100 metri. Ma secondo te li fa? Sì, li fai. Anche di meno. 100 metri li fai. Quindi sei un principiante. Ecco, sei un debuttante. Ok, rookie. Sei un debuttante. Rookie of the year. Ecco, l'importante secondo me è mettere questi lavori in pubblicità. Secondo me il test più interessante quello del New York Times, che stabilisce se sei in forma in base a quante flessioni riesci a fare. Sì. Tu hai anni, alla tua età dovresti riuscire a farne almeno 27. Va bene, allora facciamo un regalo a quelli della televisione. Noi adesso mettiamo una canzone, che peraltro è una canzone che ha scelto come sempre Aldo, e durante questa, soltanto per noi, voglio vedere se fai 27 flessioni, non che sarebbero piegamenti. Posso dirti, non lo so. Non sono poco. Credo di fermarmi a 23, 22, però. Guarda, il motivo per cui tu ti devi alzare la mattina è fare le flessioni, andare piano uomo, slow down.
Questo è Joe Ely insieme a Joel Guzman. La canzone si chiama Slow You Down e questo è Radio DJ. Slow Down. Power.